Buongiorno a tutti, benvenuti all'episodio Real Science Lecture Series di oggi, promosso da Balchem e Agrovit. Io mi chiamo Tania Cambieri, responsabile comunicazione e marketing in Europa, Medio Oriente e Africa per Balchem Animal Nutrition and Health. Oggi diamo il benvenuto al professor Antonello Candas dell'Università di Sassari per discutere delle diete dei piccoli ruminanti, in particolare pecore e capre in fase di transizione. Antonello Cannas è professore di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Veterinarie dell'Università di Sassari. Si è laureato presso l'Università di Sassari e ha conseguito il dottorato presso la Cornell University. Le sue principali aree di ricerca riguardano la nutrizione dei ruminanti, con particolare attenzione ai piccoli ruminanti. È stato invitato come relatore in oltre 25 convegni internazionali e internazionali ed è stato editore associato per la nutrizione animale per la rivista Small Ruminant Research. Ha collaborato con oltre 20 riviste scientifiche internazionali ed è autore di 160 pubblicazioni scientifiche e tecniche, oltre che di contributi in volumi. Ha inoltre curato il libro Dairy Goats Feeding and Nutrition e ha guidato lo sviluppo del Net Carbohydrate and Protein System di Cornell per ovini, fino alla sua evoluzione nello Small Ruminant Nutrition System insieme ad altri due ricercatori. È anche membro della commissione Ovini e Caprini dell'EAP, è stato presidente del comitato organizzatore del decimo workshop di Modeling Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals ed è stato coeditore di Proceeding pubblicati da Animal Science Proceedings. Bene, professor Cannas, lascio a lei la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie Tania per questa ricca, fin troppo ricca presentazione. Una piccola correzione: appartengo al Dipartimento di Agraria, quello di Scienze Veterinarie, un altro dipartimento molto qualificato, ma nel quale non insegno. Allora, ringrazio anche la Balchem per l'ospitalità in questo webinar. Spero di poter dare delle informazioni utili per chi ci segue, che già ringrazio anticipatamente. Direi di iniziare subito con le diapositive. Allora, questa presentazione, dovreste vederla ora bene, riguarda le problematiche che si affrontano nel bilanciare le razioni per piccoli ruminanti, pecore e capri, in particolar modo quelle da latte, cercando di combinare elevati livelli produttivi con uno stato di salute adeguato, soprattutto con focus nella fase di transizione da fine gravidanza e inizio lattazione, che è la fase decisamente più importante, più complessa dal punto di vista nutrizionale e metabolico per gli animali. Infatti, l'alimentazione nella fase di transizione non solo influenza le condizioni degli animali nel momento in cui vengono allevati, ma influenza le produzioni di latte successive, la crescita degli agnelli o dei capretti e anche la capacità, lo stato immunitario degli animali e quindi la loro salute. In questa fase sono abbastanza frequenti patologie nutrizionali che sono associate a errori o comunque a problemi di tipo nutrizionale. E queste le più comuni sono la chetosi o la chetosi subclinica, chiamata normalmente tossemia da gravidanza nei piccoli ruminanti, in particolare negli ovini, ipocalcemia, meno comune ma comunque presente, poi problemi legati alla cirrosi e all'osteoacidosi associati all'uso di dosi elevate di concentrati, e squilibri proteici, eccessi o carenze e minerali. Quindi è fondamentale attuare una corretta alimentazione in questa fase, appunto perché è particolarmente sensibile agli errori nutrizionali e influenza tutto il resto del ciclo produttivo. Un brevissimo ripasso di terminologia chimica quando parliamo di alimenti. Userò molto l'abbreviazione NDF per indicare la fibra NDF sviluppata da Van Soest, e che è la componente della pianta che stimola la ruminazione, quindi necessaria per il funzionamento del rumine, e allo stesso tempo, quando in quantità eccessiva, riduce l'ingestione degli animali per un effetto di ingombro. Poi parleremo anche di zuccheri amido, che sono carboidrati non strutturali, che fermentano molto in fretta, rappresentano la principale fonte di energia per i ruminanti.
usati in dosi eccessive possono però causare acidosi ruminale o subacidosi ruminale e un calo anche della percentuale di grasso nel latte. Poi abbiamo le pectine, che un po' sottovalutate, ma sono ugualmente importanti, fermentano con una velocità simile a quella degli amidi. Userò ogni tanto due abbreviazioni, NFC e NSC. Gli NFC sono i carboidrati, una somma, diciamo, di zuccheri, amido e pectine ottenuti per calcolo. Gli NSC sono invece la somma di zuccheri e amido misurati chimicamente. Non credo che parlerò in questa presentazione di VSC, ma sono molto importanti nell'erba, in particolare nelle graminacee, possono essere presenti in elevate concentrazioni, e sono la somma di zuccheri semplici e fruttati. Quindi, alimentazione in gravidanza. La gravidanza tipicamente viene divisa in tre principali fasi: quella dell'impianto dell'embrione, i primi 20 giorni, il primo mese, quella intermedia nella quale si ha soprattutto la crescita della placenta, ma i fabbisogni complessivi sono ancora bassi, e quella finale, gli ultimi 50-60 giorni di gravidanza, durante i quali invece c'è una velocissima crescita del feto e conseguentemente anche un velocissimo aumento dei fabbisogni degli animali, dei fabbisogni energetici e proteici, ma anche ovviamente minerali e vitaminici degli animali. Una peculiarità dei piccoli ruminanti è quella di, rispetto, quando facciamo un confronto ai bovini, molto più studiati, è quella di avere, sono due anzi le peculiarità. Una, di avere una gravidanza molto più breve, 147 giorni verso i 283 tipici dei bovini. E due, di essere molto più prolifici. In questa tabella ho cercato di confrontare gli effetti di queste differenze, confrontando una vacca di 650 kg con pecore e capre di 10 volte più leggere, 65 kg. Una importante differenza, come abbiamo già detto, è la lunghezza di gravidanza. Poi, mentre le vacche hanno quasi sempre parti singoli, le pecore e le capre hanno spesso parti gemellari o trigemini. Quindi ho messo il peso alla nascita delle vacche, quello delle pecore o capre con parto singolo, pecore o capre con parto gemellare o trigemino, c'è una crescita complessiva del peso del feto che non è ovviamente non è direttamente proporzionale. Gli agnelli e i capretti sono leggermente più piccoli, ma non hanno che aumenta la prolificità. Allora, come prima calcolo per capire qual è lo sforzo nutrizionale che compiono i piccoli ruminanti, ho diviso il peso alla nascita dei figli rispetto al peso della madre, espresso poi in forma percentuale. Una vacca che ha un parto singolo ha circa il 6%, produce un feto, un vitello che pesa circa il 6,1% della madre, lo stesso per una pecora e una capra con parto singolo, ma se andiamo a vedere il parto gemellare siamo quasi all'11% del peso della madre che viene prodotto in un singolo parto, e addirittura col parto trigemino si arriva al 15%, quindi quasi tre volte più di quello che avviene in una vacca. Allo stesso tempo questo sforzo è concentrato nel tempo in maniera notevole perché la gravidanza è più breve. Per cui ho calcolato la crescita nell'ultima colonna, la crescita del feto, negli ultimi 30 giorni di gravidanza espressi in grammi al giorno per chilo di peso della madre per rendere comparabili le vacche e i piccoli ruminanti. E vediamo che l'accrescimento medio è di circa 0,5 grammi per chilo di peso della madre nell'ultimo mese di gravidanza nel caso dei bovini, 1,1 nel caso degli ovini con caprini con parto singolo, 2 con parto gemellare, addirittura 2,8 con parto trigemino. Questo vuol dire che già con un parto gemellare lo sforzo nutrizionale giornaliero è 4 volte più alto in una pecora o una capra rispetto a quello di una vacca, ma anche con un solo figlio lo sforzo è più che doppio, perché a parità di proporzione del peso del figlio rispetto alla madre, le pecore hanno una gravidanza più breve, quindi lo sforzo è più concentrato nel tempo. Quindi queste differenze sono molto importanti perché condizionano e spiegano come mai la gravidanza di piccoli ruminanti sia spesso così difficile da gestire. Andrebbe anche aggiunto che le razze di mole piccola, come la sarda per gli ovini o le murciano granadine per i caprini, a parità di numero di figli producono dei figli proporzionalmente più grandi rispetto ad altre razze, e questo aumenta ulteriormente lo sforzo nutrizionale. La gravidanza, come è noto, si sviluppa dentro l'utero, e l'utero occupa lo stesso spazio che occuperà il rumine
insiste nella stessa cavità che è quella addominale in cui si trova anche il rumine. Quindi uno dei problemi principali che spiega le problematiche associate alla gravidanza è che a mano a mano che il feto e l'utero crescono, comprimono il rumine e tolgono spazio al rumine che non potrà espandersi come farebbe in altre fasi fisiologiche. Quindi una minore ingestione alimentare causata da una compressione data dell'utero. Se poi gli animali sono grassi, una parte del grasso viene accumulato nella cavità viscerale, soprattutto nelle razze mediterranee e nelle capre, e questo toglie ulteriormente spazio all'espansione del rumine. Un altro aspetto importante è che il tessuto adiposo, il grasso, produce leptina, che è un ormone anoressizzante, che riduce la fame e l'ingestione. Quindi questi fattori combinati portano ad avere le problematiche nutrizionali che spesso osserviamo in gravidanza e vanno considerate quando prepariamo la razione. L'ingestione durante la gravidanza, nonostante i fabbisogni aumentino in maniera esponenziale negli ultimi 60 giorni, l'ingestione non aumenta o addirittura diminuisce nelle ultime due settimane. Quindi gli animali hanno fabbisogni che crescono, ma non mangiano di più, addirittura mangiano meno. E questo comporta il tipico dimagrimento dei ruminanti nella fase finale di gravidanza, molto più forte ovviamente se si hanno parti gemellari o trigemini. Possiamo schematizzare quello che succede in gravidanza in termini di dimagrimento e di riserve corporee con questo schema che ci fa vedere che in tutte le fasi della gravidanza c'è sempre una fase di un'attività di sintesi, ma anche di mobilitazione del grasso corporeo. In questo grafico entrambe sono riportate rispetto ai valori di vacche, di pecore o non gravide, questi sono dati su pecore, ma valgono pienamente anche per gli altri ruminanti. Nella fase iniziale tende a prevalere un accumulo di riserve corporee, nella fase successiva tende a prevalere la mobilitazione delle riserve, quindi una perdita di peso corporeo. Questo è un fatto assolutamente normale, tipico di tutti i ruminanti. Quello che è importante aver chiaro che è necessario controllare questa diminuzione di peso, questa perdita di riserve corporee, riducendo il tempo durante il quale a far fine gravidanza gli animali hanno un bilancio energetico negativo, quindi portando a destra il più possibile il punto di incrocio fra le due linee e evitando che questa perdita di peso sia comunque troppo forte, quindi evitando che la differenza fra mobilitazione e sintesi sia troppo alta. Questo è quello che deve fare un nutrizionista. Prendo questa slide dal professor Pulina che spiega quali sono le differenze sostanziali fra pecore da latte, capre da latte e vacche da latte in termini di fabbisogni nella fase di transizione fra fine gravidanza e inizio lattazione. Normalmente le vacche hanno la maggiore richiesta di glucosio e quindi anche i maggiori problemi a inizio lattazione, perché hanno produzioni immediatamente molto alte che crescono poi molto velocemente e quindi possono avere una crisi data dalla carenza di glucosio frutto del fatto che i fabbisogni aumentano ma l'ingestione inizio lattazione di tutti i ruminanti è ancora bassa e cresce solo nel tempo. La differenza con le pecore da latte molto forte, perché in genere le pecore da latte hanno problemi soprattutto a fine gravidanza, in particolare quando sono prolifiche, mentre all'inizio lattazione è più raro osservare problematiche perché la produzione di latte aumenta, ma proporzionalmente si produce meno lattosio e quindi anche lo sforzo metabolico in termini di domanda di glucosio è più limitato. Le capre uniscono i problemi di entrambe le altre specie, con crisi molto frequenti a fine gravidanza, anche perché sono molto prolifiche, e crisi frequenti anche a inizio lattazione, perché producono un volume di latte molto alto, quindi consumano moltissimo lattosio a inizio lattazione. Dei dati sulla mortalità in allevamenti francesi ci dimostrano chiaramente che la gran parte degli scarti che si hanno negli allevamenti, il grafico in basso a sinistra, in allevamenti di capre da latte avvengono a inizio lattazione quasi sempre per problemi associati alla transizione da gravidanza a lattazione e possiamo anche vedere nel grafico a barre in alto che le principali cause di mortalità
e di scarto sono problemi digestivi e problemi legati al dimagrimento. Oltre quelli più alti in assoluto sono legati a problemi mammari, che però sono favoriti da un dimagrimento eccessivo, come vedremo più avanti. La patologia più comune in questa fase, quando c'è un dimagrimento eccessivo, fine gravidanza, nelle capre anche inizio lattazione, è la chetosi, chiamata quando avviene in gravidanza tossemia gravidica, che è associata a una bassa glicemia, quindi carenza di glucosio, e un dimagrimento troppo veloce che produce delle sostanze chiamate corpi chetonici, che sono sostanze tossiche perché sono normalmente prodotte dagli animali, ma quando presenti in eccesso diventano tossiche perché modificano il pH del sangue. Queste sostanze sono il beta-idrossibutirrato, l'aceto acetato e l'acetone. Il più comunemente misurato è il beta-idrossibutirrato ed è quello che è usato un po' come marcatore del problema. E si è visto che quando il beta-idrossibutirrato è sopra 0,8 millimoli per litro, ma sotto 1,2, si hanno situazioni di chetosi subclinica, mentre una chetosi diventa molto più probabile sopra da 1,2 a 1,6 e diventa, è quasi certa, o è certa, anzi direi, quando questi valori sono più alti. Un problema associato al dimagrimento veloce è anche quello del fegato grasso, in quanto gli acidi grassi che dalle riserve corporee vanno nel sangue in parte si accumulano nel fegato e li trasformano in trigliceridi, e questo a certi livelli di ingrassamento del fegato comporta una difficoltà del fegato a funzionare in maniera regolare, con una riduzione della sua capacità, ad esempio, di eliminare le tossine, di sintetizzare l'urea o di compiere la gluconeogenesi. Qui abbiamo alcune foto di capre con diversi livelli di tossemia gravidica, partendo stadi iniziali nelle foto in cui l'animale è ancora in piedi e stadi progressivamente più avanzati quando gli animali sono coricati. C'è da dire che gli ovini sono particolarmente sensibili, lo sono anche le capre, ma gli ovini sono ancora più difficili da recuperare quando sono in tossemia gravidica avanzata. Perché avviene la tossemia gravidica? Appunto per un dimagrimento eccessivo, un bilancio energetico negativo, spesso dovuto a razioni inadeguate che non coprono i fabbisogni degli animali, a volte, anzi spesso, a bassa ingestione, quindi razioni anche magari di buona qualità ma somministrate in quantità limitate. Ipocalcemia può essere associata e stimolare la tossemia gravidica, scarso accesso all'acqua, qui ricordiamo che il consumo di acqua è fondamentale, se gli animali non bevono non mangiano. Le due cose sono fortemente e strettamente associate. Quindi scarso accesso all'acqua o acqua sporca o troppo fredda o troppo calda a seconda delle stagioni. Poi una problematica comune è quella degli animali troppo grassi, con un BCS sopra 3,5 e 4, che per i motivi che ho spiegato prima mangiano poco a fine gravidanza e a inizio lattazione, quindi vivono e producono fetto e latte, soprattutto usando riserve corporee, dimagrendo molto velocemente. Poi altri problemi possono essere associati a una scarsa mobilità degli animali troppo grassi, o alla presenza di zoppie o al gonfiore degli arti e anche al trasporto di animali stressanti. Una cosa molto importante è che mentre la chetosi è una patologia molto evidente che si manifesta con dei sintomi chiari, come vediamo in queste foto, la forma subclinica, che quindi non determina manifestazioni evidenti della patologia, è per certi aspetti anche più pericolosa, nel senso che è più difficile da individuare e anche da controllare. Le chetosi subcliniche vengono definite quelle nelle quali si ha un aumento dei corpi chetonici da sopra 0,8-0,9 sino a 1,2 e che non determinano manifestazioni evidenti di patologie negli animali. Su questi animali, su ovini da latte, i colleghi Lacetera e altri colleghi di Viterbo hanno fatto molti studi e hanno mostrato che, e hanno uno in particolare, ritengo sia molto interessante, nel quale hanno allevato due gruppi di pecore. Un gruppo nel quale hanno mantenuto costante il BCS usando una razione che limitava il dimagrimento, e un altro gruppo invece nel quale il dimagrimento era stato causato da una riduzione dell'ingestione.
mediamente gli animali che non dimagrivano avevano un beta tossicrotturato più basso di quelli che dimagrivano. Comunque loro hanno raggruppato gli animali in funzione del livello di beta tossicrotturato in due gruppi, quelli totalmente sani da questo punto di vista, che hanno un basso beta tossicrotturato, e quelli invece in conchetosi subclinica. E hanno visto due cose molto importanti, che gli animali in chetosi subclinica avevano una concentrazione di immunoglobuline necessarie per la difesa degli animali dall'infezione, che erano la metà a livello ematico nelle madri, erano la metà rispetto ai valori normali osservati negli animali senza questa problematica. E inoltre le immunoglobuline totali prodotte nel colostro erano 4 volte più basse negli animali che avevano una chetosi subclinica. Questo cosa significa? Che poi gli agnelli o i capretti che ingeriscono questo colostro avranno meno immunoglobuline, come sappiamo devono riceverle dalla dieta, non sono in grado di autoprodursele all'inizio della loro vita. Quindi la chetosi subclinica, come anche dimostrato nei bovini da latte con ampia letteratura, diminuisce le difese immunitarie degli animali, genera immunosoppressione sia nella madre che nei figli, quindi si ha un aumento delle patologie infettive, ad esempio le mastiti, nel caso delle madri, e una maggiore mortalità degli agnelli e dei capretti nel primo mese di vita per una ridotta assunzione di immunoglobuline. La chetosi subclinica negli ovini e nei caprini è molto frequente, ci sono studi fatti in Italia che mostrano che si può arrivare al 20% ma anche al 30% di animali in chetosi subclinica, è più frequente nelle razze prolifiche, negli animali con parto gemellare. E alcuni studi fatti in Grecia hanno anche dimostrato che la chetosi subclinica a fine gravidanza determina un aumento dei problemi sanitari favoriti dall'immunosoppressione, come appunto, oltre che la trisomia gravidica conclamata, la ritenzione della placenta, metriti e mastiti. E hanno anche visto che i problemi maggiori si avevano su animali troppo magri, perché erano stati sottoalimentati, o troppo grassi, perché non riuscivano ad avere un'ingestione elevata per i meccanismi che ho già spiegato. Il beta tossicrotturato è facilmente misurabile in azienda con dei kit molto accurati, e gli animali a rischio andrebbero monitorati per tenere sotto controllo questo, per almeno un mese prima del parto andrebbe misurato il beta tossicrotturato sugli animali a rischio per capire se è necessario intervenire sugli stessi. Allora, è molto importante però non solo considerare che l'alimentazione in gravidanza influenza lo stato sanitario degli animali, ma anche che ne influenza la produzione di latte nella lattazione successiva. Ci sono diversi studi su questo, ne presento uno che io trovo molto efficace e chiaro, è stato fatto da ricercatori della Grecia, che hanno confrontato delle diete durante la gravidanza che apportavano una quantità adeguata e abbastanza elevata di energia, e invece delle diete che comportavano una sottoalimentazione degli animali. E hanno poi osservato, misurando la produzione di latte durante la lattazione, una parte degli animali sono stati abbattuti a fine gravidanza, una parte sono stati alimentati con la stessa identica dieta durante la lattazione, quindi nessuna differenziazione durante la lattazione. E hanno osservato intanto che gli animali alimentati bene in gravidanza avevano una maggiore dimensione della mammella, ma soprattutto un numero maggiore di cellule secretrici, e producevano poi più colostro e più latte, come vediamo nel grafico a destra. La linea in alto ci mostra l'andamento della produzione di latte in animali alimentati bene in gravidanza rispetto a animali alimentati meno bene, nonostante durante la lattazione ricevessero la stessa identica razione. Quindi è importante evidenziare questo effetto: gli animali alimentati bene hanno più riserve corporee e hanno anche una ghiandola mammaria più capace di produrre latte. Altri studi hanno evidenziato lo stesso meccanismo confrontando animali con BCS intorno a 3 al parto e animali magri, osservando ugualmente una differenza consistente della produzione di latte. Ma anche gli animali troppo grassi sono problematici. Uno studio fatto su pecore da carne ha mostrato come, confrontando pecore con BCS intermedio e BCS elevato,
dopo il parto, quelle a BCS elevato perdessero molto BCS, quindi molte riserve corporee, molto in fretta, passando da 4,6 al parto a 3,4 di BCS un mese dopo. E questo ha comportato una produzione di latte che è calata drasticamente durante la lattazione, raggiungendo 1,22 litri dopo un mese. Le pecore invece con BCS intermedio hanno perso BCS, ma molto più gradualmente, perché mangiavano di più semplicemente, mentre quelle grasse mangiavano poco, perché appunto per i motivi che ho spiegato prima, e hanno mantenuto una produzione di latte pressoché costante per il primo mese di lattazione. Quindi animali troppo grassi al parto mangiano poco, usano troppo le riserve corporee per sostenere la produzione di latte e quindi fanno poi anche meno latte, perché questo induce da una parte delle alterazioni potenzialmente a livello sanitario, ma induce anche il fatto che poi a un certo punto le riserve corporee non sono più in grado di sostenere la sintesi del latte e l'ingestione rimane bassa. Per controllare, quindi è necessario controllare gli animali misurando nel BCS in maniera regolare. Ci sono dei valori di riferimento che sono stati sviluppati dai francesi per le pecore da latte Lacon, che qui vediamo i valori massimi e minimi di BCS entro le quali dovrebbero stare gli animali alla monta, al parto e poi nelle varie fasi di lattazione. Quando il BCS è troppo alto abbiamo un picco di ingestione molto ritardato che causa un calo della produzione di latte e appunto un dimagrimento veloce, più disordini metabolici e anche performance riproduttive peggiori. Quando il BCS è troppo basso al parto non ci sono abbastanza riserve corporee per sostenere la produzione a inizio lattazione, il picco di lattazione è basso anche se l'ingestione è abbastanza alta. Rispetto a valori ottimali vorrei segnalare che non sono validi per tutte le razze. Ad esempio, nella razza sarda si è visto che il BCS di riferimento usato proposto dai francesi è troppo alto. Normalmente i valori ottimali sono di 0,25 e 0,50 BCS più bassi rispetto a quelli che trovate in questo grafico. Come bilanciare la razione in gravidanza? L'ideale ovviamente è usare un software di alimentazione adeguato. Questo è lo Small Rumen Nutrition System che ho sviluppato assieme a dei colleghi negli Stati Uniti. In ogni caso vediamo delle indicazioni operative. È importante tener conto che la gravidanza appunto influenza la lattazione successiva. Questi sono uno studio americano fatto negli ultimi 60 giorni di gravidanza, nel quale hanno usato tre diete: una molto ricca di energia, 0,95 FL, bassa, con una bassa percentuale di fibra, una intermedia, una con bassa energia e molta fibra. E poi hanno misurato la produzione di latte nella lattazione successiva, evidenziando come durante la lattazione gli animali avevano la stessa dieta, come gli animali ben preparati in gravidanza avessero poi una maggiore produzione di latte per tutta la lattazione, con i dati peggiori sugli animali con diete più povere. Per poter calibrare la quantità di fibra da utilizzare in gravidanza, ci sono adesso un po' di studi che mettono in evidenza che un parametro importante per stimare, per capire se l'ingestione di fibra è adeguata e non è eccessiva, è quello di misurare l'ingestione in percento del peso corporeo. Questi sono dati per pecore alimentate in diverse fasi di gravidanza con diversi tipi di foraggi e vediamo che l'ingestione di sostanza secca in percento del peso vivo, scusate, l'ingestione di NDF, qui ho fatto un errore nella traduzione, mi sono messo a correre un po' troppo, vabbè non fa niente, questa è l'ingestione di NDF ottimale, è più alta negli animali con parto singolo a 15 settimane 0,83% del peso corporeo, diminuisce man mano che aumenta la gemellarità. E questo livello di ingestione di fibra diminuisce quando si avvicina al parto. Per dare un'idea, cosa vuol dire 0,8%? Vuol dire che sono 400 grammi di fibra NDF che possono essere ingeriti in pecore di 50 kg di peso
o 560 grammi, poi credo di 70 kg di peso. E sono le quantità massime ingeribili con foraggi di qualità adeguata. Poi l'ingestione di NADF in percentuale del peso vivo era anche influenzata dalla qualità del foraggio. I foraggi migliori consentono di avere ingestioni più elevate di fibra rispetto ai foraggi più scadenti. Questo lo vediamo meglio in una prova fatta dal nostro dottore di ricerca Matteo Sini, che ha alimentato pecore gravide di razza sarda con avena disidratata trinciata, confrontandola con fieno con erba mirica disidratata trinciata. La mirica aveva una fibra più bassa, ovviamente, ed era una fibra di migliore qualità. Le pecore ricevevano 600 grammi di concentrato al giorno in più, e ricevevano questi foraggi a volontà. Possiamo vedere che l'ingestione di sostanza secca, le linee continue in alto, era molto maggiore nelle pecore che ingerivano mirica, come anche l'ingestione di fibra era molto maggiore, superando addirittura i valori massimi ottimali che vi avevo fatto vedere prima. Mentre utilizzando l'avena disidratata, le linee rosse, sia l'ingestione di sostanza secca che l'ingestione di NDF sono risultate molto più basse. Questo perché la fibra di avena fermenta lentamente, ha un forte effetto di ingombro fisico e limita l'ingestione degli animali. Nonostante le pecore ricevessero 600 grammi di concentrato al giorno, utilizzando avena a volontà, il bilancio energetico è diventato negativo quasi subito, mentre con la medica a volontà è diventato negativo solo nelle ultime due settimane per il forte calo di ingestione che si ha in questa fase, che non è legata alla qualità della fibra ma a fattori ormonali. Anche il BCS era migliore sulle pecore alimentate con un foraggio di qualità migliore. Anche la proteina ovviamente è molto importante in gravidanza. Lavori fatti su capre mostrano che utilizzando tre diversi livelli di proteina grezza in gravidanza e poi alimentando con la stessa razione le capre in lattazione, si avevano livelli produttivi maggiori quando la proteina era intorno all'11-12%, e livelli un po' più bassi quando era troppo alta, probabilmente per il costo di detossificazione della proteina in eccesso, e valori molto più bassi quando la proteina era più bassa. Quindi, sintetizzando queste informazioni, considerando la letteratura disponibile nella dieta a fine gravidanza, nei caprini e negli ovini si suggerisce una concentrazione di fibra che non sia superiore al 40-45%, 40% soprattutto con animali prolifici oppure con basi foraggere scadenti, miscelate con concentrati, valori un po' più alti su foraggi molto buoni o con animali poco prolifici. Sostanzialmente le concentrazioni di energia e di fibra suggerite sono identiche a quelle che si hanno su animali a inizio lattazione molto produttivi. La differenza è sui livelli di proteina grezza, che devono essere piuttosto alti nelle pecore, ma comunque inferiori a quelli di lattazione, intorno al 14-15% di sostanza secca durante la gravidanza, mentre nelle capre, che hanno un uso più efficiente delle proteine metabolizzabili, i valori sono più bassi, circa 12% come vi ho fatto vedere, valori un po' più alti sulle capre prolifiche. Ovviamente bisogna stare attenti anche al tipo di proteina, se le proteine derivano soprattutto da erba giovane, quindi sono molto solubili, bisogna usare i valori più bassi di concentrazione complessiva della razione e bisogna controllare molto bene l'efficacia urea degli animali. Alimentazione, quindi gestione nutrizionale, altri aspetti da considerare: durante la fine gravidanza la trinciatura dei foraggi aiuta perché c'è un ingombro fisico, c'è un rumine fisiologicamente più piccolo e quindi la macinazione riduce l'ingombro dei foraggi. Bisogna dare dosi crescenti di concentrati avvicinandosi al parto per aiutare gli animali a far crescere il feto, ma anche per abituare il rumine a usare concentrati. E poi bisogna ovviamente bilanciare bene i minerali della razione. Per poter fare questo è fondamentale raggruppare gli animali in base al BCS o in base al loro tasso di gemellarità e stadio di gravidanza, altrimenti è impossibile fare razioni corrette se tutti gli animali in gravidanza sono messi assieme. Poi ovviamente monitorare il BCS, come ho già detto. Per quanto riguarda gli amidi e zuccheri, non è che ci siano molte informazioni in gravidanza.
indicativamente dovremmo mantenerci sul 20-25% di amidi sulla sostanza secca, valori più bassi se la razione è integrata con melassi. Ci sono degli integratori che possiamo usare per migliorare la situazione in animali, soprattutto in quelli più critici, quindi prolifici o grassi a fine gravidanza. Sono composti energetici, aumentano la disponibilità di glucosio, come il melasso o il glicole propilenico o il glicerolo, oppure composti lipotropici, come la colina rubinoprotetta e altri, che invece aiutano il fegato a liberarsi del grasso accumulato in eccesso, lo mettono a disposizione delle sintesi corporee, fra cui quella del latte. Il melasso si è visto che funziona abbastanza bene a fine gravidanza, ci sono studi che mostrano che con 100 grammi al giorno migliorava molto lo status energetico degli animali, si riduceva la perdita di BCS, si riducevano i beta-idrossibutirrato. Composti lipotropici sono stati confrontati, anche se in misura un po' limitata, devo dire, nei piccoli ruminanti, gli studi non sono molti, sono anche abbastanza eterogenei per il tipo di colina rubinoprotetta utilizzata e per i dosaggi. Comunque, uno studio che presento qui, in sintesi, prevedeva l'uso di glicerolo di colina rubinoprotetta durante la gravidanza, in pecore sottoposta a una restrizione del 30% dell'ingestione alimentare per 9 giorni. Gli animali di controllo hanno avuto un forte aumento del beta-idrossibutirrato, come possiamo vedere, mentre gli animali che usavano glicerolo o colina rubinoprotetta hanno avuto mantenuto i valori su range ottimale. Il meccanismo è un po' diverso, il glicerolo è una fonte di energia, la colina, come ho detto, è un fattore lipotropico, quindi anche l'uso dipenderà un po' dalle situazioni in cui ci troviamo. Certamente se abbiamo animali grassi la colina è suggerita, se non altro perché favorisce, riduce i problemi negativi del fegato grasso. Quindi salto un po', in sintesi ho più o meno detto questo, comunque la colina, come ho detto, protegge soprattutto la funzione epatica e il glicerolo invece fornisce precursori per la gluconeogenesi. La colina rubinoprotetta è stata usata anche nelle capre da colleghi italiani di Milano che hanno mostrato un aumento della produzione di latte nella prima fase di lattazione su animali che utilizzavano questo tipo di prodotto. Vediamo brevemente adesso l'alimentazione durante la lattazione. Una cosa che va chiarita subito, perché è importante per capire l'attenzione che dobbiamo porre nell'alimentazione, è che se noi confrontiamo pecore, capre e bovini sulla scala corretta, tenendo conto delle differenze di peso e anche di composizione di latte, possiamo vedere che una pecora, una capra che produce 5 kg di latte al giorno con 35 di grasso o una pecora che produce 3,7 kg di latte al giorno con 65% di grasso hanno lo stesso fabbisogno energetico per chilo di peso vivo di una vacca che produce 61 kg di latte. Sono quantità enormi, quindi bisogna considerare con molta attenzione anche i piccoli ruminanti, perché hanno uno sforzo nutrizionale di lattazione molto forte. All'inizio della lattazione l'ingestione cresce, normalmente raggiunge il 100% del valore massimo a inizio lattazione dopo circa 30 giorni, a differenza dei bovini che ci mettono un po' più di tempo, ma comunque nella fase iniziale si ha normalmente un dimagrimento. Per bilanciare le razioni abbiamo già da tempo pubblicato molti lavori che ci indicano le concentrazioni ottimali di energia in funzione del peso corporeo e della produzione di latte, di energia per chilo di sostanza secca. Ci indicano anche le concentrazioni ottimali di proteina in funzione del peso corporeo e della produzione di latte. Sono valori per gli ovini molto più alti di quelli che suggeriamo per le capre o che si suggeriscono per le vacche da latte. Una cosa molto importante da considerare è che all'inizio dell'attrazione appunto sia un calo, un peggioramento del bilancio energetico, che diventa negativo, gli animali dimagriscono e in questa fase dobbiamo usare dosi elevate di concentrati energetici con molto amido per cercare di limitare l'effetto negativo del dimagrimento. Normalmente se non si causa acidosi ruminale, l'uso di amidi in dosi elevate aumenta la produzione di latte sia nelle pecore che nelle capre. Il problema che abbiamo nei piccoli ruminanti è che spesso c'è una variabilità genetica e fenotipica molto forte
Nello stesso gregge abbiamo animali molto produttivi, animali meno produttivi, e questo vale soprattutto per le pecore, e quindi è difficile bilanciare una razione che vada bene per tutti. Il rischio è che gli animali migliori vengano sottoalimentati e quelli peggiori vengano sovralimentati, portandoli poi a ingrassare. Bisogna tenere conto di questa variabilità. Quando si hanno soprattutto greggi numerosi, la variabilità è enorme. Allora è necessario fare dei gruppi per bilanciare la razione, almeno per sottogruppi, tenendo presente che normalmente il miglior terzo delle pecore e delle capre fa più del 50% del latte aziendale. Quindi gli animali migliori vanno curati con particolare attenzione e andrebbero separati dagli altri per essere alimentati in maniera adeguata e non usando una razione media valida per tutto il gregge. Le tecniche per fare questo, per non usare il gruppo unico ma dividere gli animali, sono diverse. Gli animali andrebbero divisi in base allo stato di ingrassamento o al loro livello produttivo, dando razioni specifiche per ciascun sottogruppo. Ci sono diverse modalità per farlo, anche se non sempre sono facili da seguire. La più utilizzata è tenere i gruppi separati in azienda. In Francia usano molto, alcune aziende usano anche dosatori individuali concentrati in fase di mungitura. Noi abbiamo acquistato di recente, stiamo testando, dei distributori di concentrato che consentono di dare delle dosi individuali animale per animale in base ai suoi specifici fabbisogni. Sono sistemi che leggono il bolo ruminale e sulla base di quanto si è la dose di concentrato che viene assegnata agli animali, successivamente alla mungitura, ad esempio quando gli animali stanno in stalla o al rientro dal pascolo, è possibile somministrare dosi individuali di mangime. Vi faremo sapere, spero fra poco, quanto bene funzionano questi sistemi per bilanciare la razione soprattutto degli animali più produttivi. Per quanto riguarda l'uso di amido a inizio durante la lattazione, mediamente suggeriamo dal 20 al 30% di amido sulla sostanza secca. La concentrazione effettiva dipende ovviamente dal tipo di alimentazione utilizzato, dal tipo di amido, da quanta fibra, dalla lunghezza della fibra viene utilizzata. Normalmente quando si usano dosi di amido elevate è sempre suggerito l'uso di tamponi e eventualmente di lieviti per limitare gli effetti negativi dell'abbassamento del pH. Per quanto riguarda il contenuto di fibra nella razione, sappiamo che se troppa gli animali mangiano poco, se troppo poca mangiano, se troppo poca hanno invece una scarsa attività ruminale e quindi c'è un abbassamento del pH del rumine, un calo anche della percentuale di grasso nel latte, per cui bisogna individuare valori ottimali. Noi abbiamo studiato questi valori che purtroppo sono, nella letteratura sono poco, il bilanciamento della fibra viene poco considerato in generale nei piccoli ruminanti, comunque abbiamo sviluppato delle tabelle che suggeriscono concentrazioni ottimali massime, scusate, non ottimali, massime di fibra nella razione, massime al fine di ottenere un'elevata ingestione, per animali in funzione del loro livello produttivo, ma in funzione anche del loro peso corporeo. Potete notare che qui ho messo 45 kg, 60, 75, 90, e potete anche notare che la percentuale massima di fibra da utilizzare a parità di livello produttivo cambia col peso corporeo. Se prendiamo ad esempio 2 litri al giorno di latte, vedremo che la percentuale massima è intorno al 41-42%, percentuale di NDF massima nelle pecore di piccola mole, e cresce al 46% su quelle di 60 kg, sino ad arrivare al 52% su quelle di 90. Questo è legato a dei meccanismi, proprio alla mole degli animali, sono dei meccanismi che ora non ho il tempo di spiegare, ma che dipendono sostanzialmente dalla mole. In queste tabelle trovate anche le ingestioni di sostanza secca in chili giorno, la percentuale ottimale di foraggio nella razione se vengono usate queste percentuali di fibra massime che qui ho indicato. In questa tabella ho riassunto dei valori un po' di riferimento per i piccoli ruminanti di mole come quelli della razza sarda e in funzione della produzione di latte cambiano le concentrazioni massime di fibra, quelle ottimali di proteina che salgono, quelle di fibra diminuiscono man mano che cresce la produzione di latte e quelle di amidi e zuccheri aumentano. Vorrei farvi notare che queste concentrazioni sono diverse nei piccoli
nelle capre, che tendono a, a utilizzare, aver bisogno di concentrazioni di proteine a grezza molto più basse di quelle degli ovini. Diciamo siamo intorno al 12-14% in lattazione e 12-13% durante la gravidanza, per aumentare proprio nell'ultimo periodo di gravidanza. In sintesi ho cercato di riassumere qui i fabbisogni in proteine, amido e NDF di pecore e capre durante la fase finale di gravidanza, inizio lattazione, nella lattazione finale. Quello che differenzia le pecore dalle capre appunto sono le percentuali di proteina, che sono molto più basse nelle capre, di proteina grezza nella razione, e anche il fatto che a fine, nella fase intermedia finale di lattazione, le capre, le pecore hanno necessità che la percentuale di amido venga ridotta drasticamente, altrimenti ingrassano e producono poco latte, e bisogna sostituire i cereali con fonti di fibra molto digeribile. Questo non è così importante nelle capre, che invece tendono a usare bene razioni ricche di amido anche a fine lattazione. Razioni in feed, velocemente alcune indicazioni. Negli ovini e nei caprini si usano razioni che possono essere molto diverse da quelle dei bovini. Esistono in commercio razioni unifeed pellettate, utilizzabili come unico alimento per le pecore e le capre da latte. Esistono razioni unifeed secche, miscelate, con fibra molto macinata, sempre per pecore e capre da latte, hanno avuto anche una grande diffusione. Entrambe queste tipologie di alimenti garantiscono un'elevata ingestione e produzione di latte e una facilità di utilizzazione. Quando si fanno invece le razioni unifeed classiche con carro miscelatore, è importante evidenziare una differenza fondamentale. Sappiamo che nelle razioni unifeed per bovini, se la fibra è troppo sminuzzata, sia acidosi ruminale o subacidosi, è una riduzione del grasso nel latte. L'opposto avviene negli ovini e nei caprini. Le particelle troppo grandi di fibra e di foraggi consentono alle pecore e alle capre di scegliere molto quando usano la razione unifeed. Quindi mangeranno per primi i concentrati e solo dopo la fibra. Quindi, paradossalmente, particelle troppo grandi favoriscono l'acidosi ruminale e la depressione del grasso nel latte nei piccoli ruminanti. Quindi è molto importante tenere conto di questo fatto: le razioni vanno macinate molto più finemente nei piccoli ruminanti rispetto ai bovini. E bisogna usare foraggi di elevata qualità, perché trinciando molto finemente la velocità di transito aumenta molto e l'agibilità rischia di diminuire troppo se la base foraggera non è fatta da fibra che fermenta in fretta. Vi faccio vedere solo alcune foto e poi ho finito. Qui vediamo delle razioni di feed per ovini, a sinistra razioni che hanno granella intera e che favoriscono in maniera enorme la capacità dei piccoli ruminanti di selezionare per primi i concentrati, quindi non vanno bene. In basso vediamo ciò che fanno i piccoli ruminanti: scelgono e creano dei veri e propri buchi, lo fanno anche i bovini, ma i piccoli ruminanti lo fanno in maniera molto più esasperata. A destra vediamo un altro esempio di capacità degli animali di scegliere, formando buchi, andando a cercare prima i concentrati e poi i foraggi. Questa che vedete sono delle foto di un'azienda di ovini da carne che mi ha mandato una veterinaria inglese. Si lamentava del fatto che i suoi animali avessero problemi di subacidosi, scegliessero troppo le granelle, e la ragione era che la lunghezza di trinciatura dei foraggi utilizzati era molto elevata e facilitava la scelta degli animali appunto dei concentrati prima dei foraggi. Questi sono esempi di razioni ben trinciate per piccoli ruminanti. Ho messo un euro per avere un confronto. Altri esempi di razioni molto trinciate che vanno bene per i piccoli ruminanti. Questi sono dei misceloni che adesso si usano abbastanza negli ovini, hanno avuto una grande diffusione negli ovini e nei caprini, e sono razioni ugualmente molto trinciate per facilitare l'ingestione degli animali, quindi massimizzare la produzione di latte. Non esistono dei valori minimi di fibra che possiamo suggerire nel caso degli ovini rispetto ai bovini. Posso solo dire che Sauvin, un ricercatore francese scomparso da poco e famosissimo nel campo in particolare dei piccoli ruminanti, ha evidenziato che gli ovini
hanno una dimensione minima ottimale che circa la metà di quella dei bovini, per avere un riferimento. Con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, quindi prima di passare direi alla sezione domande e risposte, vorremmo giusto condividere un breve video e poi torniamo subito a rispondere ai quesiti che abbiamo ricevuto durante la presentazione di oggi. Con la nuova collina rumino protetta Reassure XE, Alex Zillio della società agricola Zillio sta riscontrando i benefici della collina incapsulata. Grazie a una migliore gestione degli animali in transizione e all'inserimento di questi nutrienti incapsulati possiamo dire di aver avuto diversi miglioramenti, tra cui spicca l'incremento delle produzioni medie giornaliere di 2,4 litri capo negli ultimi 3 anni. Per maggiori informazioni visita www.agrovit.com/balchem. Bene, ricordo a tutti che potete ancora scrivere le vostre domande nella sezione domande e risposte in alto sullo schermo. Intanto, professor Cannas, la nostra prima domanda è: il livello di amido e NDF suggeriti sono utilizzabili anche su pecore e capre alimentate al pascolo? Allora, in realtà i valori suggeriti per pecore e capre alimentate al pascolo tendono a essere elevati. I valori che abbiamo visto sono ottimali per animali alimentati con razioni in stalla. Il problema è che quando si alimentano gli animali al pascolo i concentrati vengono somministrati normalmente solo 2 volte al giorno in occasione delle 2 mungiture e quindi è impossibile utilizzare dosi molto elevate, sia perché gli animali probabilmente non avrebbero il tempo di ingerire questi concentrati nel breve tempo che spendono in sala di mungitura, e 2 perché comunque una dose troppo alta data in breve tempo può essere pericolosa. Una soluzione per aumentare l'uso di concentrati, quindi anche di amido, può essere appunto quella di usare distributori automatici come quello che ho mostrato, che consentono di aumentare il numero di pasti al giorno, si possono anche regolare per avere 5-6 pasti al giorno separati. Per la fibra, indicativamente direi che gli studi del dottor Molle di Agris, che è un'agenzia regionale della regione sarda, hanno evidenziato chiaramente che più è alta la percentuale di fibra nell'erba, più è bassa l'ingestione di erba. Quindi la fibra, nel caso di animali al pascolo, va considerata sì nell'insieme della razione, ma soprattutto in termini di percentuale di NDF presente nell'erba. Tenendo presente che comunque la fibra difficilmente sarà sotto il 40% anche su erbe giovani, e che l'erba giovane ha una fibra che stimola poco la ruminazione. Quindi certamente è molto ingeribile, però quando il livello di fibra è basso su animali al pascolo bisogna complementare la razione con insilati o fieni somministrati in stalla per stimolare la ruminazione. Perfetto. L'altra domanda: perché i livelli suggeriti sono diversi tra pecore e capre? È un fatto ormonale. Le pecore sono state poco selezionate geneticamente, hanno livelli dell'ormone della crescita, che è l'ormone dell'insulina, che sono i 2 ormoni che controllano il destino dell'energia, se deve essere usato per fare latte o per ingrassare, che sono diversi. Le capre sono molto più simili alle vacche da latte, hanno livelli, sono state selezionate in maniera tale che di fatto usano sempre l'amido per fare latte quando possono. Le pecore sono più primitive, superati i primi mesi di lattazione tendono a usare l'amido per ingrassare. Quindi bisogna, e questa è la ragione per cui c'è questa differenza, è l'effetto della minore selezione genetica operata sui piccoli, sugli ovini rispetto ai caprini. Bene, poi abbiamo qual è la granulometria ottimale dei concentrati? Wow, allora, questa è una grande domanda. Se parliamo di razioni in stalla, o comunque direi questo: se abbiamo razioni unifeed ben trinciate finemente come si deve fare,
è ottimale, la cosa migliore è utilizzare farine o comunque concentrati macinati finemente, in maniera che gli animali non possano scegliere, magari aggiungendo anche acqua nella razione per limitare ulteriormente la selezione. Se i concentrati vengono somministrati separatamente dalla base fibrosa, quindi dai foraggi, come si fa nell'alimentazione tradizionale in stalla o anche negli animali al pascolo, invece le granelle intere possono forse essere migliori, perché costringono l'animale comunque a masticare, a ruminarle, e riducono quindi, a parità di dose di concentrato, l'effetto negativo dell'uso di alimenti con molti amidi. Quindi preferirei granelle intere quando queste sono ingerite da sole, ovviamente in quantità controllate. Allora, che lunghezza di taglio nell'Unifeed consiglia per pecore e capre? Allora, diciamo che con i carri miscelatori disponibili, carri Unifeed disponibili, è praticamente impossibile produrre una razione troppo fine per pecore e capre. Quindi io direi sminuzzare il più possibile, compatibilmente con le caratteristiche del carro e con la necessità di non consumare troppo gasolio, ovviamente, in questa operazione. Anzi, sarebbe utile per gli ovini e i caprini pretrinciare i foraggi con delle apposite apparecchiature, delle trince a balle o comunque dei molini, e poi inserirli nel carro, perché difficilmente i carri miscelatori riescono a trinciare abbastanza la fibra nelle dimensioni che è ottimale per i piccoli ruminanti. Il minimo non esiste, nel senso che non abbiamo abbastanza informazioni per dire qual è la dimensione minima. Gli studi di Sovan che ho mostrato prima dimostrano però che la fibra dovrebbe avere una lunghezza che è circa la metà di quella ritenuta ottimale nei bovini, se vogliamo avere un riferimento almeno indicativo. Invece, per quanto riguarda la granella negli Unifeed, lei vede negativamente anche solo una loro parziale inclusione all'interno di essi? Granelle intere. Se parliamo di granelle intere, negli Unifeed sì, preferirei decisamente che fossero perlomeno trinciate, meglio sfarinate per evitare una selezione da parte degli animali. Poi ripeto, se paradossalmente se l'Unifeed è fatto male, quindi con fibra molto lunga, allora è meglio granella intera, almeno quando gli animali vanno a mangiarsi i concentrati non devono comunque masticarli finemente, li ruminano, piccoli ruminanti hanno anche una certa attività ruminatoria, soprattutto verso il mais, che è più duro, e quindi in quel caso solo suggerirei una granella più grossolana. Perfetto. Vedo che abbiamo sullo schermo anche Mario Pirondini, responsabile tecnico di Agrovit. Mario, hai Buongiorno. Qualche domanda? Sì, magari lieto di conoscere il professore, presentazione magnifica. Leggo io l'ultima domanda che è stata fatta dall'audience e poi dopo un paio di domande anch'io. Una persona chiedeva se è valido anche per i piccoli ruminanti, quindi capre e pecore, il concetto di PNDF diciamo stabilito dal professor Mertens. Allora, è valido nel senso che il PNDF è un concetto valido anche per i piccoli ruminanti. Il problema è che non abbiamo ancora dei valori di riferimento ottimali. Nei bovini si parla di 23-24% della stanza secca di PNDF. Negli ovini noi abbiamo dei dati però non sufficientemente numerosi, che comunque suggeriscono valori più bassi, intorno al 15%. Dipende però molto da come sono combinati i nutrienti. Il PNDF misura solo la ruminabilità, non tiene conto del fatto che gli amidi possono avere effetti molto diversi sul pH ruminale a seconda della loro forma fisica, della velocità di degradazione, eccetera. Quindi è comunque un indice che va preso con una certa cautela anche nei bovini. Direi che sono più bassi, suggerirei l'indicazione di Sovan, che dice circa la metà, nell'ipotesi però che la fibra, che gli amidi non siano troppo elevati.
però terrei una certa cautela su questo, perché onestamente gli studi fatti sugli ovini e i caprini usando il setacciatore che porta a misurare la PNDF sono ancora veramente pochi, e spesso c'è una forte, si usa il Penn State Particle Separator, che tende a confondere i dati attribuendo alla fibra quello che magari sono concentrati presenti in razione, quindi userei una certa cautela, ecco, prima di estendere questi consigli. Grazie. E per quanto riguarda invece alcune curiosità che ho io riferite alla nutrizione azotata proteica, utilissimi i consigli che diceva prima, mi domandavo se avesse dei suggerimenti relativamente alla quota di proteina solubile, la cosiddetta RDP, delle differenze rispetto al, diciamo, al bovino da latte, e come vede l'impiego ad esempio di fonti di azoto a lento rilascio come, come le uree tecnologiche che sono disponibili. Sì, allora, onestamente studi sulla proteina solubile nei piccoli ruminanti ne conosco due o tre. Ce n'è uno che io ritengo l'unico veramente utile, che suggerisce, di una collega di origine greca, Mikolou Yannis, che suggerisce un rapporto ottimale sostanzialmente di 2-1 fra proteina degradabile e proteina bypass. Nei piccoli ruminanti su animali che producevano intorno ai 2 litri di latte. Adesso abbiamo animali ovini, latte ovino. Abbiamo anche animali più produttivi e quindi è probabile che la quota escape debba essere un po' più alta rispetto a quei valori. Per quanto riguarda, però la letteratura è molto limitata, tendo, diciamo, a ritenere che i valori siano abbastanza simili a quelli dei bovini, con una tendenza in realtà a dovremmo utilizzare un po' più di proteina lenta rispetto ai bovini. Non voglio adesso addentrarmi troppo su questo. Diciamo sì, rapporti simili a quelli dei bovini, per quel poco che sappiamo dei piccoli ruminanti rispetto a questo parametro. La proteina, l'azoto al lento rilascio è certamente utile se non viene inserito in una razione di animali al pascolo su erbe giovani, perché le erbe giovani hanno già troppa proteina solubile. Invece su animali che utilizzano erbe un po' più mature, può essere in parte un sostituto della proteina vera, con i limiti e i pregi che sono conosciuti per i bovini. Anche qui sto parlando di informazioni aneddotiche, nel senso che conosco abbastanza bene la letteratura e non ho visto studi specifici su pecore e lattazione, ho visto degli studi su animali in accrescimento, su ovini in accrescimento soprattutto, dove sono abbastanza utilizzate come sostituzione di fonti di proteina vera, diciamo. Quindi dipende molto dalla base, dal resto delle proteine. Se le proteine sono già di per sé troppo solubili, ovviamente non ha senso aggiungere questi prodotti. Se invece le vogliamo sostituire, usare come sostituti di proteina vera in razioni che non hanno troppa proteina solubile, possono essere utili. Grazie. E sempre per quanto riguarda, mi ricollego a quello che stavo dicendo adesso, in animali ad elevata potenzialità produttiva, se ha dei dati, delle indicazioni, insomma, circa l'efficacia della supplementazione in dieta dei principali aminoacidi essenziali in forma ruminoproteica. Allora, sì, dunque, diciamo così, gli ovini in particolare, sulla base del fatto che producono molta lana, e la lana è ricca di cisteina, che a sua volta in parte è prodotta a partire dalla metionina, hanno certamente fa bisogno elevato di metionina. Questo è indirettamente anche suggerito dal fatto che l'efficienza di uso della proteina metabolizzabile e la sua trasformazione in proteina netta negli ovini è molto più bassa, cioè sono meno efficienti rispetto ai caprini e ai bovini. Gli studi, purtroppo la gran parte degli studi fatti usando aminoacidi protetti su ovini e anche su caprini fanno riferimento a animali di basso livello produttivo o con razioni troppo
un eccesso di proteine. Ci sono alcuni studi che mostrano produzioni anche molto più elevate sugli ovini usando aminoacidi, soprattutto metionina ruminoprotetta, altri che invece non mostrano alcun tipo di effetto. Io credo che molto dipenda da come è bilanciata la razione, soprattutto dal fatto che questo tipo di aminoacidi possono diventare carenti soprattutto in animali molto produttivi. Quindi sarebbe certamente necessario un po' più di ricerca su questa categoria e poi con l'obiettivo anche di limitare l'uso della proteina grezza in razione, quindi razioni non troppo ricche di proteina, che altrimenti un po' compensano, insomma. Quindi ci sono indicazioni positive, ma anche studi che non mostrano effetti. Grazie, gentilissimo. Se mi è concesso un'altra curiosità, mi domandavo quale fosse, diciamo, se sia una problematica sentita anche nel piccolo ruminante, quindi capra e pecora, lo stress da caldo, e se abbia delle informazioni relativamente al fatto che, diciamo, ci sia un effetto positivo, così come lo conosciamo sul bovino da latte, dell'utilizzo della niacina ruminoprotetta in fase di stress da caldo quale supplemento per migliorare la dissipazione del calore corporeo da parte degli animali. Allora, per quanto i piccoli ruminanti in teoria dovrebbero essere poco sensibili al caldo perché hanno molta superficie corporea rispetto alla loro mole, in realtà sono sensibili. Noi abbiamo fatto diverse ricerche sugli ovini, altri colleghi l'hanno fatto sui caprini. Sono sensibili perché, ad esempio, le pecore hanno la lana che limita fortemente la dissipazione del calore. Anche quando tosate rimane uno strato di lana che riduce la dissipazione del calore. E le capre, perché sono molto produttive, spesso sono tenute in stalla e non sempre in stalle adeguate e producono anche d'estate. E quindi sono sensibili allo stress da caldo. Ci sono diversi studi che mostrano questi effetti. Non sono a conoscenza di uso specifico di niacina, ha detto, giusto? Niacina, sì, esatto. Sì, niacina ruminoprotetta in piccoli ruminanti. Ritengo che debba essere l'effetto analogo a quello dei bovini, però non sono a conoscenza di studi su animali in lattazione. In linea, quello che posso dire è che lo stress da caldo nei piccoli ruminanti ha effetti molto negativi. Un altro aspetto spesso poco considerato che soprattutto negli ovini, nei cicli tradizionali, la fase riproduttiva inizia quando c'è molto caldo, quindi nel mese di maggio-giugno, ed è noto che gli embrioni sono molto sensibili allo stress da caldo. Si può avere un'elevata mortalità embrionaria quando c'è uno stress da caldo all'inizio della gravidanza, dei primi 10-12 giorni, nella fase di impianto dell'embrione. Quindi varrebbe la pena certamente testarli, però sinceramente può darsi che mi siano sfuggiti, la letteratura sulla niacina la conosco un po' meno, però non ricordo studi specifici. Grazie, molte grazie. Vedo ancora, se abbiamo tempo, una domanda ancora nella sezione domande. L'orzo o il frumento, dato come granella intera, non rischiamo di ritrovarlo in buona parte espulso con le feci? In questo caso le quantità da dare come andrebbero definite? Allora, orzo e frumento, che sono delle granelle piccole, certamente è più probabile che arrivino in parte nelle feci rispetto a quello che succede sul mais. Il mais raramente supera i filtri ruminali nei piccoli ruminanti. Se la razione ha una quantità di fibra ruminabile adeguata, la quantità di granelle che arrivano nelle feci è comunque limitata. Se ne vedono, però non sono quantità molto elevate. Se la razione invece, ad esempio, è basata su erba giovane che stimola poco la ruminazione, e non c'è un'adeguata somministrazione di foraggi conservati in stalla, è molto probabile che quantità anche abbastanza importanti saltino il rumine e arrivino nelle feci. La macinazione in questo caso potrebbe aiutare. Diciamo che sarebbe un rimedio rispetto al fatto di non avere sufficiente fibra nella razione, potrebbe aiutare. Le dosi, ahimè, è un po' difficile stimarle, dipende molto dalla combinazione
fra fibra e amidi. Teniamo presente però che frumento e orzo sono costituiti da amidi molto veloci, che nel giro di 1 a 2 ore fermentano in maniera pressoché completa a livello ruminale, se vengono ruminati dagli animali, e quindi sono potenzialmente più pericolosi da utilizzare rispetto alla granella di mais. Per cui, rispetto alle dosi che ho mostrato prima, le concentrazioni ottimali di amido, se ho messo dei range dal 20 al 30%, ad esempio inizio adattazione, da 20-25% fine gravidanza, userei percentuali basse, i valori più bassi se abbiamo amidi veloci, come quelli dell'orzo e del frumento. Quindi la quantità totale dipende dall'ingestione. Io ragiono sempre più in percentuali che in chili giorno, perché dipende molto dall'ingestione degli animali. Benissimo. Direi l'ultima domanda. L'acidosi è un problema in ovini e caprini. Qual è la gestione? Certamente lo è. Anche se, diciamo, a parità di livello di amidi, Sovana ha mostrato che, ad esempio, le capre tendono ad avere un pH ruminale un po' più alto, di 0,3 punti. Questo dipende dal fatto che i piccoli ruminanti hanno una velocità di transito, cioè gli alimenti camminano, rimangono meno ore nel rumine, camminano più velocemente rispetto ai bovini, a parità di altre condizioni, e quindi molti degli acidi che sono prodotti nelle fermentazioni vengono trascinati fuori dal rumine con questo tipo, col flusso dei liquidi. Quindi tendenzialmente sono meno a rischio. Il problema è che sono più selettivi e quindi possono essere capaci di mangiare i concentrati ricchi di amido in maniera molto più efficiente, di selezionarli molto meglio e quindi avere correre dei rischi maggiori rispetto ai bovini. Devo dire che in generale osserviamo comunque che con percentuali elevate di amidi si ha un forte abbassamento del pH anche nei piccoli ruminanti e si ha un forte effetto negativo sulla percentuale di grasso nel latte. Ad esempio, nelle erbe, sono in certe varietà di loietti, quelli più utilizzati, si arriva ad avere il 20-30% di zuccheri solubili, e questi, quando queste erbe sono pascolate dai piccoli ruminanti, comportano un forte abbassamento del pH, comportano feci liquide tipiche dell'acidosi ruminale e comportano un abbassamento della percentuale di grasso. Quindi sì, i piccoli ruminanti sono un po' più resistenti, però a livello di allo stesso tempo sono più selettivi e hanno ingestioni anche più alte in percento del peso corporeo, quindi sono comunque a rischio di acidosi. E certamente, ad esempio, l'uso di tamponi ruminali o di lieviti o di altri prodotti che possono controllare il pH è assolutamente consigliato quando si usano dosi di amidi abbastanza alte o erbe ricche di zuccheri. Perfetto. Benissimo, direi che abbiamo risposto bene o male a tutte le domande, quindi io ringrazio il professor Cannas, ringrazio a tutti per aver partecipato al webinar di oggi. Ricordo ancora, riceverete un'email con la replica del webinar nei prossimi giorni, e se avete ulteriori domande potete inviarle sempre a anh.marketing@balchem.com. La serie di conferenze Real Science di Balchem continua in lingua inglese domani, 12 dicembre, con il webinar dal titolo Not All Rumen Protected Choline Products Are Created Equal, del dottor Clay Zimmerman di Balchem, nel quale si spiegherà come i prodotti rumino protetti presenti sul mercato non siano tutti uguali, ma presentino delle differenze significative anche in termini di tecnologia di incapsulazione utilizzata, che si riflette quindi sulla qualità dei prodotti e sulle performance dell'animale. Potete registrarvi anche ai prossimi webinar e accedere alla registrazione di quelli precedenti sul sito balchem.com/realscience. Per accedere invece alla serie di podcast potete accedere dalla vostra piattaforma podcast preferita cercando Real Science Exchange o visitare balchem.com/podcast. A nome di Balchem, Agrovit e del professor Cannas, vi ringrazio per esservi uniti via voi. Grazie. Grazie a tutti.